Lo staff del TLA non si ferma mai dopo la preparazione fisica, mentale. Siamo qui, nel silenzio delle colline piacentine, presso l'azienda vinicola di Visconti Massimo, per equilibrare la parte interiore, quindi la nostra anima, aiutati da un prezioso bicchiere del famoso vino da meditazione. Conosciuto? Meglio conosciuto come il Vin Santo di Vicoleno. Ciao Nicola, ho spiegato che siamo qui a vostra cantina, grazie per l'ospitalità. Stiamo pasteggiando con i salumi locali di loro produzione. Nicola Visconti è il figlio del proprietario della cantina, che ci spiegherà la storia del Vin Santo. Del Vin Santo, sì. Ragazzi. È una storia molto antica, si va al 1700, produzione i nostri prati all'interno del borgo incantato di Vicoleno, e questa produzione era molto minima e anche oggi è molto minima a livello di quantità, però la qualità è buonissima. Veniva fatto invecchiare e viene fatto invecchiare ancora con il vecchio metodo, fatto passare sui grattici per 3 mesi, poi viene torchiato la settimana santa che precede il Natale e viene poi dopo fatto decantare per una settimana o due, che è il metodo più naturale per pulire il vino, e poi dopo viene fatto messo in botticelle di rovere di 5 anni, per 5 anni minimo, e lasciato riposare, e poi dopo... Ottimo vino da meditazione. Lo prendo anch'io. Vi facciamo vedere anche la bottiglia che il nostro amico Massimo ci sta offrendo, poiché questo è un vino particolare di questa zona. Lo porteremo a Forteventura insieme a noi al prossimo Talent Lab. Ciao, alla prossima.